Allora, ci sono due parole sanscrite, che è jnana, che vuol dire conoscenza, e vijnana, che vuol dire conoscenza applicata. Quindi uno può dire: io sono un musicista, però se non suona, se non vive la realtà della musica nel vero senso della parola, non può capire veramente il significato del concetto di essere un musicista, come per vivere un certo tipo di vita basata su certi principi che sono in qualche modo parte del bagaglio dell'uomo, per capirli bene bisogna viverli. Quindi jnana è importante, la conoscenza, ma vijnana diventa più importante, perché senza l'applicazione pratica della conoscenza, la conoscenza può diventare fonte di orgoglio e di sensazioni e atteggiamenti che poi non hanno valore nella realtà del sociale.
Quindi la prima cosa che faccio qui è un'introduzione al raga che utilizzo il suono di un violino. Thank you.